Ciao a tutti, oggi, strano ma vero, ci vediamo per un Get Ready With Me. E, vi avevo anticipato nel video dei prodotti di aprile che c'era qualcosina di nuovo che avevo comprato, cioè lei. E, ovviamente presumo che metterò il suo nome sul titolo del Get Ready With Me perché è la principessa del make-up di oggi. Ci stavo pensando un po', e solo che non sono brava in questi video, infatti io sto guardando di qua, ma la fotocamera è di qua. Ok, allora spero di aver regolato bene le luci, la ring light non voleva neanche accendersi poco fa e io stavo già preoccupandomi. Ho di qua lo specchio grande e qui vabbè, il display del telefono con cui sto registrando, quindi facciamo una prova. Vediamo come viene. E volevo fare già la base, però siccome volevo farvi comunque vedere lui, allora tanto vale che lo uso direttamente insieme a voi. Ok? Allora lo provo a stendere, non l'ho mai fatto, lo provo a stendere con il pennello di Wacom, che ultimamente mi sta dando tante soddisfazioni anche con lui. Sapete che vi ho detto che lo sto usando sul viso, oltre che sugli occhi, per finirlo. Si stende tutto una meraviglia. Quindi proviamo a stendere il Light Reflecting di NARS, il mio fondotinta nuovo che ho nel colore Gobi. Si vede? Sì? Ok. Allora, la quantità che di solito uso quando lo stendo con le dita è esattamente questa. Poi, se vedo che mi manca un po' sulla fronte, aggiungo un po'. Però col pennello temo che ci sarà da aggiungere un bel po'. Vediamo se riesco a fare tutto dal display. La bellezza di questo pennello è che si infila in tutte le zone del viso. Dà soddisfazione. Questo fondotinta all'inizio appena steso può sembrare un po' chiaro, dalla fotocamera sembro veramente bianca, ma veramente bianca. No, veramente, sapete che forse basta la quantità. Scusate, ma non riesco a guardarmi solo di qua. Mi sento veramente troppo. Questa è la luce più calda, però non cambia molto. Ok, allora aggiungo solo un po' dove ho le macchiette, perché ci sono delle macchiette, però lo aggiungo col dito. Il pump non aiuta a prendere un pezzettino cincinino. Il light reflecting, scusate, non parlo tanto perché non parlo quando mi trucco. Non sono abituata. Il Light Reflecting è un fondotinta non ad altissima coprenza, però per tutti i giorni va ad alleggerire molto bene ciò che sia sul viso. Come correttore uso quello che sto praticamente usando al posto del Kat Von D quando non uso il Kat Von D, il Born This Way, che è tutto sporco, non so per quale ragione, questo nella tonalità Snow. A discapito di come poteva sembrare, non è così snow. Facciamo così perché questo già è troppo. Ne basta anche solo una pallina. Difficoltà dal display, ma come fate voi che vi truccate in video a farlo guardandovi davanti? È una tortura. Ok. Eccoci qua. Facciamo l'altro. Quando uso il pennellino di Kat Von D invece per il correttore, questo qua, la cui forma è molto simile, io devo ripassare sempre con le dita. Stavo accecando il naso. Io devo sempre ripassare con le dita. Con lui invece riesco a fare tutto da solo. Io non uso le dita con lui.
Ma assolutamente no. Ok. E io non riesco a non mettere il correttore sopra, purtroppo è un mio limite, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Ok, con questo abbiamo fatto. E lui per me è un top. Se non lo trovate di questo colore, cioè in linea permanente con la stessa forma, quindi non vi preoccupate. Allora, prima di mettere la cipria, però, vi devo far vedere due cose che mi sono arrivate 2 giorni fa. Le ho comprate a sorpresa, non era previsto che le acquistassi, però la mattina mi sono svegliata con la voglia di bazzicare sul sito di Cosmify e ho preso questi due prodotti. Sappiate che io, se acquisto da Cosmify, acquisto solo le icon che seguo, le uniche due di tutto quel mappazzone di ragazzi e ragazze che seguo sono Makeup Delight e Basic Gaia, gli altri no, quindi acquisto, se acquisto, acquisto solo cose loro. In questo caso ho preso un Basic Bronzy e un BB Blush Glowy, praticamente questo è quello che è uscito adesso, poco tempo fa. Il BB Bronzy anche penso che sia uscito adesso. Ho preso nel colore 01 Nutmeg Bronzer. E nel colore sempre 01 Prosecco il blush. Ora, ho preso lo 01 perché mi sembrava un po' bello pigmentato a vederlo swatchato su internet. Si stende abbastanza bene. Io l'ho usato sempre solo con la spugnetta di Nabla, questa qua. Oggi però volevo provare un pennello. Facciamo proprio i test su strada. Questo è lo stick. Lo faccio vedere sul viso. Lo proviamo con un pennellozzo. Vedete? Il colore è bello vederlo. Bello intenso, però poi si sfuma abbastanza bene. Ora va a finire che faccio una schifezza col pennello, però poi recuperiamo con la spugnetta se dovesse andare male col pennello. Va bene? Questo, ve lo ricordate questo di Kiko? Che era fatto apposta per stendere bronzer e blush. Vediamo cosa ne viene fuori. Ma sapete che quasi quasi. Bello. Mi sto guardando anche di qua. Ovviamente con la spugnetta si mangia molto più prodotto, quindi io devo riaggiungere. Ora il fatto che sia un po' più pigmentato non mi dispiace perché sennò voi non vedete niente, ma normalmente per me qui è anche troppo. Però purtroppo sappiamo che in video se non si esagera un po' non si nota niente. E non so se la luce forse è troppo sparata. Poi le studiamo, le luci e l'inquadratura la studiamo. Se vi fa piacere vedermi mentre mi trucco. Facciamo un tentativo. Non è affatto male. Con lo stesso pennello stendiamo. Dov'è? Stendiamo il BB Blush. Il BB Blush è sempre il Prosecco, è sempre un colore marroncino. Di quelli che piacciono a me, perché io il blush, con il blush ultimamente sono un po' rognosetta. Nonostante questo sia il glowy, non è così glowy come si potrebbe pensare. Infatti l'ho comprato pensando di dovermene preoccupare. Invece io lo stendo qua perché il blush qui mi fa sembrare un'ubriacona all'ultimo stadio, quindi bello. Mi piace proprio con questo pennello. Bello, bello. Bello, bello, sì. Ok. Sono ancora molto luminosa perché non ho ancora la cipria, quindi potete vedere la normale luminosità del fondotinta che è normalmente la stessa luminosità che abbiamo dopo che ci siamo idratati il viso e abbiamo fatto una completa skincare. E normalmente usciamo di casa così, ok? Quindi non è tutta questa cosa brutta e luminosa.
Io però, siccome ho la pelle che ho, lo ciprio sempre. Quindi la cipria, in questo caso, non riesco a smettere di guardarmi. Dal vivo è molto più bello, purtroppo qua le luci sono quello che sono. Io spero si riesca a vedere qualcosa di decente. Ok? Quindi mettiamo la cipria sempre di NARS, Light Reflecting Translucent, la cipria della vita. Sta diventando veramente la cipria della vita. Io questa cipria la picchietto semplicemente. E basta. È talmente setosa. Ah, l'illuminante. Stavo dimenticando una cosa importantissima. Allora, in teoria oggi usiamo il kit di pennelli di Nabla, che io non uso mai per pigrizia, perché lo tengo così dentro alla sua pochettina, nel cassetto, e poi uso sempre quelli che ho qui in postazione. Quindi oggi ho detto, mi costringo, anche se con lei è un po' un rischio, mi auguro poi si puliscano. Allora, l'illuminante. Il pennello dell'illuminante è il classico, questo qua. E vorrei comprare tutto quello che mi rimane da comprare di questa linea doratina. Come illuminante, sempre di Basic Gaia, ho il Basic Marble Restored nel colore Aurora. Questo ce l'ho da mesi nel cassetto delle scorte. L'ho comprato mesi fa durante non mi ricordo quale sconto. E poi l'ho messo nel cassetto delle scorte perché non mi chiedete perché, ma non avevo intenzione di usarlo. Volevo tenerlo forse per qualche occasione speciale. Vedete quanto è forte. Cioè, riesco a vederlo dall'anteprima per quanto è sbam. Riflette tantissimo. Ora, le sopracciglia. Le sopracciglia. Allora, questo mese vorrei esaurire questa mini taglia, infatti sto usando solo lui, questa mini taglia del Goofproof Brow Pencil nel colore 3.5 e quindi la usiamo tanto, insomma. Ci pettiniamo però con l'affarino qua della matita di KUD. Questo è KUD, no, questo è ancora Kat Von D. Questo è ancora Kat Von D. È l'ultima matita che mi rimane. E ho quella di Wycon che vi avevo mostrato, però penso che la regalerò perché non riesco ad utilizzarla. E non vale la pena visto che è appena aperta, cioè lasciarla così. Sto facendo, sì. Il 3.5 mi piace molto di più del 3. È molto più adatto al mio. Il mio sopracciglio. Io da bambina ero bionda, 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 e poi mi sono scurita. E questo è diventato il mio colore. E quindi non uso mai cose né troppo chiare né troppo scure perché mi sto facendo tutto fuorché le sopracciglia. E che stavo dicendo? Non lo so. Non lo so. Questo affare qua, come si chiama? Io sono pro, sono una pro, il 24 Hour Brow Setter e mi lascia le ciglia, le sopracciglia fissate fino alla sera. Io la sera le tocco e sono ancora in queste condizioni. Sembra un istrice, ma va bene. Sono ancora in queste condizioni, così come le vedete. Appena messe, cioè come appena messo, è molto molto buono. Mi piace tanto. Sulle labbra intanto mettiamo il lucidino che non finisce mai, il mio adorato olio di Kiko all'arancia. Io lo metto sempre, però non finisce mai. Tutti i giorni, tutte le mattine. Bene, ora possiamo dedicarci finalmente alla principessa, alla nostra principessa della serata. Facciamo un po' di spazio e utilizziamo un pochino di spazio, eccolo qua.
ve lo faccio vedere per bene. La Midnight Nine Color Palette di Beauty Bay, proprio marchio Beauty Bay. Dovete sapere che nella vita io ho amato due colori più di ogni altro colore al mondo, e sono il blu e il viola. E Beauty Bay me li ha messi tutti in una palette. Che dovevo fare? Ho preso la piccolina perché ho detto la grande, non, poi sono troppi colori, poi mi viene ansia perché non so quale scegliere, quindi prendo la piccina, tanto io quando ho voglia di levarmi lo sfizio del viola, del blu, del giallo. Se mi seguite su Instagram, domenica scorsa ho pubblicato una foto in cui ho preso la Sunset di Natasha Denona, mi sono pubblicata, mi sono truccata solo di giallo perché avevo voglia di giallo, e questa è la palette. Sembra abbastanza fedele, eh? La vedo molto molto fedele, molto più fedele del mio viso. Il mio viso sembra più bianco, ma lei è molto fedele, bellissima tra l'altro. Io non l'ho toccata. Siamo già a 15 minuti, vediamo di non fare l'ora, però adesso dobbiamo andare proprio con calma e non fare danni. Io sono abituata a fare prima il viso e poi gli occhi, purtroppo è un mio limite e non posso fare diversamente. Il primer, allora intanto prendo il glitter primer, lo tengo da parte, e poi il mio Smashbox, perché sì, è l'unico primer occhi che ho. Vorrei finirlo perché questa formula così siliconica un po' mi ha stancata, non riesco, scusate, ho prurito, non riesco ad utilizzare più neanche sul viso, lo sapete? Sapete se mi seguite che ultimamente questi tipi di prodotti così non mi ispirano più. Ah, non vi ho detto, non penso di avervelo detto, che prima di iniziare a fare il video ho fatto la mia skincare e ho messo il primer di Wycon, questo qua, il Pure, The Pure Primer, quello idratante. E lo sto usando praticamente sempre. Vorrei finirlo, è buon primer, è un peccato che non esista più. Però, insomma. Ora vediamo che dobbiamo combinare. Allora, il viola io lo adoro. Però oggi ci trucchiamo di blu perché voglio mostrarvi come i miei occhi celesti diventano grigi, se riusciamo a farlo vedere con questa illuminazione, diventano grigi con il blu, però il blu mi piace. Allora, tiriamoli fuori tutti. Questo è il primo set di Nabla. Poi sono usciti quelli colorati, io volevo questo perché mi piaceva di più, mi faceva simpatia. Allora, vediamoli tutti in ordine. Ve li faccio vedere senza i cosini protettivi. Eccoli qua. È un bel setting in realtà, eh. È che lo sfrutto poco perché sono pigra. L'ho detto, sono veramente pigra. Allora, prendiamo questo semplicissimo pennellino lingua di gatto. E quale usiamo? Carichiamo? Carichiamo proprio? Andiamo proprio di blu blu. Che dite? Ho fatto un macello con l'olio. Andiamo di blu blu, chi se ne frega. Tanto sto a casa. E tra l'altro vediamo che danno mi farà qua, perché la Natasha Denona non ha spolverato niente, non c'era niente, niente. Oh, qui sarà un bel problema. Mamma mia. Colora, colora. Tu colori. Bello. Bella bella. Sto già facendo danni, va bene? Allora, io non ho idea. Mi guardo un po' anche di là, abbiate pazienza. Abbiate un pochino di pazienza. Prendiamo lo sfumino, sfumino grande, e iniziamo a fare. Allora, devo dire che si sfuma piuttosto bene, nonostante io non abbia messo. Non abbia cipriato poi effettivamente la zona dove ho messo il primer. Non sento neanche attrito, cioè si comporta proprio bene. Non intendo fare tagli di nessun genere perché non c'ho voglia. Non c'ho voglia e devo rispolverare il vecchio programma che usavo.
Ma il vecchio computer non c'è più, quindi non ho idea di come. Non lo so, non so cosa sto facendo, però. Andiamo anche sull'altro occhio, perché io se non li faccio entrambi mano a mano, non, cioè non riesco a fare un occhio intero e poi l'altro occhio, mi sento male. Non è, no, è un altro mio limite, io ho un sacco di limiti, purtroppo. E non riesco ad evitare di allungare la palpebra così. Non riesco. Però il colore è bello. E questo è quello che conta. Guardate che pigmentazione. Dicevano tutti, perché io dovete sapere che ultimamente ho guardato un sacco di video di Carolina Bonanni e Van Gogh, che hanno diverse di queste palette. Le mostrano spesso. Sono amanti dei colori, colori, degli occhi belli importanti. E quindi mi sono sparato un sacco di video ultimamente. Perché ho fatto un periodo senza guardarli. Perché poi più guardo più mi viene voglia, infatti ho comprato. E in realtà vi devo dire la verità, mi ha fatto piacere scoprire che esiste una palette che a 7,50 dà queste soddisfazioni, perché si sta comportando molto molto meglio. Dall'anteprima io lo vedo non, cioè meno sfumato di come lo vedo nella realtà, cioè nella realtà sembra molto meglio. Ok. Ora però vorrei usare un pochino anche il colore più chiaro, però lo usiamo senza sporcare altri pennelli, che vorrei sfumare un po' quello che sto facendo qui. Considerate che io per andare al lavoro non mi permetterei mai di andare così, più che altro perché ci vuole un sacco di tempo e io la mattina mi trucco in 5 minuti. 5 minuti veri di orologio, come quelli che si facevano una volta su YouTube. Trucco in 5 minuti. Ok, adesso devo scegliere lo shimmer, quindi adesso li swatchiamo e li vediamo tutti insieme, quelli celesti. Mamma mia. Mamma mia. Ok. Sono questi due qui. Una pigmentazione immediata, questa è una passata. Penso che andiamo di più chiaro, che dite? Io normalmente quando faccio questi trucchi così, faccio una base con un colore opaco più simile possibile a quello che usiamo. Quindi ora uso prima il celestino, cioè questo qua. Allora, scusate, io ho fatto proprio la pro. Ho messo il colore più scuro, che è questo blu qua, che si chiama Denim. Ho sfumato con Mist e ora ho rimesso Mist sulla palpebra mobile. E lo metto anche di qua. Ok. Meraviglia. Ora. Io ci metto lo stesso glitter primer perché sono abituata a così. Ormai tutti gli shimmer li metto con il glitter primer. Anche se non, se questo chiaro non ne avrebbe bisogno. Però è un'abitudine. Quindi ce lo mettiamo. Ok. E ora, dito pulito, e mettiamo questo. Bellezza. Guardate che bello. Mamma mia.
Difficile che io mi entusiasmi per le cose, soprattutto ultimamente in cui abbiamo di tutto e quindi entusiasmarsi per qualcosa è difficile. Abbiamo già tutto nella vita, anche tutti i marroni possibili. Ho un cassetto pieno di palette nude, tutti i marroncini possibili e immaginabili, che non bastano mai. Ok, però qui non mi piace. Sfogliamo ancora un po' di più. Ok, qua ci siamo abbastanza. Ora, io sopra non lo vorrei toccare, vado solo di mascara, però giù mettiamo al volo, non ho matite nere perché non le uso quasi mai. In questo caso con questa palette forse ci starebbe bene, però siccome non ce l'ho uso la mia solita, se la trovo, la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury, dove sei? Arriva. L'abbiamo trovata. Sei appuntata, vero? Sì. Ok, questa cerchiamo di metterla proprio insieme. E la cosa buona di questa matita è che ha una pigmentazione immediata. Io sto per piangere perché me la sono infilata nell'occhio. Però non dura tutto il giorno, cioè se io non ci metto sopra la polvere, lei non ce la fa. Perciò anche pur essendo una buona matita, non è la mia matita della vita. E non è una matita che ricomprerò. Bisogna dire sempre la verità. Anche se si tratta di Charlotte Tilbury, che è un marchio molto di moda in questo periodo. Ora prendo questo smudger, così si dice, e prendo intanto denim, il blu più scuro, e lo passo qua. Così ci andiamo anche a ricongiungere un po'. Me non piace fare troppo colore di ombretto giù, perché ho l'occhio molto tondo, quindi io più che altro cerco di allungarlo. Se vado a colorare molto questa zona, mi diventa brutto, perché diventano ancora più tondi e grossi gli occhi. Non sono soddisfatto, però adesso aspettate. Ma vedete? Dall'anteprima non riesco a vedere niente. Chissà cosa vedete voi. C'è spolvero, vero? A parte all'inizio che avevo pulito un po' qua perché lo stavo mettendo un po' giù. Non c'è un grandissimo spolvero. Ok. Io ve lo ripeto, non sono una maestra del make-up e non mi so truccare. Quindi non prendete ad esempio il modo in cui uso le cose, ma solo le cose che uso e come. E come poi funzionano su di me. Considerate poi che io più delle volte quando mi trucco, portando gli occhiali, il trucco non si nota. Adesso vabbè, c'è la ring light, però si nasconde. E quindi, pure se faccio chissà che cosa, comunque, si nota poco. Perciò a volte non ho neanche voglia di mettermi a fare grandi cose. Ah, ho preso il colore più chiaro, sempre il Mist, e lo passo un pochino sopra per rendere un po' più sfumato il tutto. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Beh, qui abbiamo fatto un po'. Si vede? Ok, adesso prendiamo il mascara, però per l'occasione non posso usare quello di Essence, devo usare il coso. Il coso, dove ce l'ho il coso? Devo usare il mascara di Marc Jacobs. Ma dove sto? Ho perso il mascara di Marc Jacobs. Questo è un sacrilegio.
sei? Ah, ecco qui. Si era nascosto sotto il contenitore. Perché anche i mascara fanno i dispetti. Siccome non lo uso da 2 mesi, allora si nasconde la vista per dispetto. Ah, il piegaciglia. Io uso questo di MAC da una vita. Dovrei prendere i cosi di ricambio, o se ce li avevo li ho persi, non lo so. Normalmente a questo punto metto lo spray, piccolo spoiler del progetto, guardate quanto è rimasto, però siccome questa base comunque ritornerà luminosa in breve tempo, non lucida, luminosa, attenzione. Perché, eccola buona, ma qua viene la cosa difficile. Io non riesco a mettere il mascara in velocità e non posso parlare, quindi adesso vi beccate un po' di, come dire, mascara ASMR. Non riesco a capire se lo sto mettendo perché non ci vedo. Sembra un po' più secchino di come lo ricordavo, sto mascara. Vuole essere pensionato anche lui. Vedete come si sono schiariti e sbianchiti un po' i miei occhi? Sbianchiti, termine tipico abruzzese, sbianchito. Come si sono un po' annullati i miei occhi, al di là che riflettono la ring light, però non sono più celesti come prima. Belli, belli. E gli ombretti. Dai, così qua. Ho le sopracciglia da sistemare, ho tutto da sistemare in viso, ma non ci fate caso. Ok, il rossetto non ne ho la più pallida idea, non so cosa potrei volere come rossetto. Che è caduto? La matita di Kat Von D. Non lo so perché si sta per scaricare o si sta per bloccare il video, quindi non mettiamo rossetto, non lo mettiamo. Rimaniamo con un lucido. Questo un po' più freddino è il Glossy Marc Jacobs Sugar Egg. È mentolato, ma non pizzica. È un rosa lucidino che non metto da una vita, ma lo adoro. E questo è quanto. 33 minuti di video. Sembra che stia ancora registrando, quindi mi auguro che. Cosa ve ne sembra? Soprattutto, come vi sembra la qualità di questi meravigliosi ombretti? Io sono contenta, davvero sono contenta. Mi prudevano le mani a non usarla, mi prudevano davvero. Ho comprato anche un'altra palette che vi faccio vedere. Però lei è una nude tranquillissima, quindi magari ne parlo se non faccio danno a fine mese. O se decido faccio un altro video, vediamo. E vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Ditemi se vi piace questa tipologia di video, anche se è lunga, se la preferite più corta e quindi devo mettermi a fare tagli, lo posso fare, non vi preoccupate, mi ci metto solo un po' più di impegno. E ditemi se le luci fanno davvero troppo schifo, perché faremo qualcosa, insomma, dall'anteprima non mi sembra proprio il top, però insomma ce lo faremo andare bene. Mamma mia, sarà un peccato struccarsi.
Fatemi sapere tutto, 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 tutto. Critiche, consigli, tutto quanto. Fate come se foste a casa vostra. Ciao e alla prossima.